Bene, sì, quindi benvenuti in questo, noi siamo qua in questo video per andare a prendere il calciomercato di oggi. Sì, oggi diverse notizie importanti e diverse possibilità, ma forse un pochino meno rispetto al solito, ma sicuramente visto che è weekend e ci sono tante partite, ci sono meno notizie di calciomercato, però comunque qualcosina c'è. Allora, parliamo subito di squadre ovviamente più importanti comunque a livello di nomi, quindi calciomercato internazionale, perché è ufficiale l'Onergan al WNBA, squadra che comunque West Bromwich Albion, squadra che lotta per non retrocedere in Premier League, squadra che quindi acquista questo portiere classe 87 che, scusate, portiere 37enne più che classe 87, comunque di grande esperienza, che sicuramente dovrà dare una mano importante soprattutto per l'esperienza, per la salvezza in Premier League. Per il resto, parliamo anche di Slimani, giocatore uscito dall'Leicester, esterno comunque conosciamo tutti molto bene, e attenzione perché potrebbe essere uscita. Si parla infatti di Lione e Fiorentina, giocatore che comunque sta trovando poco spazio, di grande esperienza, comunque a 32 anni più o meno, e potrebbe piacere quindi alla Fiorentina. Attenzione perché però il Lione attualmente sembrerebbe essere in vantaggio comunque. Per il resto direi che possiamo parlare anche di Torregrossa, perché la Samp avrebbe chiuso per lui, attaccante che comunque attualmente si trova al Brescia, ma che probabilmente già nei prossimi giorni diverrà ufficiale la Samp e quindi potrà essere utilizzato. Attenzione perché comunque si parla di circa 8 milioni di euro, potrebbe essere la trattativa chiusa nei prossimi giorni. Per il resto, di altre notizie importanti, devo dire che ce ne sono comunque diverse e andrei avanti, in questo senso con la Fiorentina, perché in casa Fiorentina si punta a Conti, terzino del Milan, giocatore che comunque trova poco spazio, che comunque una sua uscita in questo senso è proprio probabile. Vediamo un po', comunque Fiorentina che ha praticamente ceduto Lirola a Marsiglia, quindi deve trovare un sostituto, si pensa comunque a Conti, vediamo un po'. Parliamo però anche di Serie B, perché ci sono davvero tante notizie. In casa Reggiana è quasi fatta per Yao, difensore classe 96 che attualmente si trova a Lugano in Svizzera, ma che comunque dovrebbe essere tra l'altro anche scuola Inter, giocatore comunque di buon livello, che interesserebbe quindi alla Reggiana per rinforzare il reparto difensivo, tra l'altro anche ex Crotone. Vediamo ragazzi un po', sicuramente giocatore interessante, potrebbe dare una mano importante alla Reggiana. Poi parliamo anche di Chievo perché si punta a Moncini, attaccante di proprietà del Benevento, giocatore comunque che interesserebbe molto. Potrebbe arrivare con la formula del prestito, quindi attenzione perché il Chievo potrebbe rinforzarsi nel reparto offensivo. Rimanendo sempre nel reparto offensivo, è praticamente chiusa la trattativa Pisa Marsura, giocatore che tra l'altro è stato accostato anche al Cosenza e quindi avrebbe praticamente chiuso per il Pisa. Quindi vediamo un po', tra l'altro in casa Pisa si parla di un'uscita di Palombi, quindi potrebbe comunque esserci novità in tal senso, quindi attenzione a questa notizia. Per il resto parliamo anche di Lagumina, visto che comunque sta per arrivare, come dicevo, Torregrossa e la Samp. Lagumina è il più indiziato ad andare via e si parla già di Pescara interessato all'attaccante che comunque attualmente, ripeto, si trova alla Samp, giocatore che sicuramente può dare una mano importante al Pescara, che deve un po' rialzarsi e fare ovviamente un campionato diverso, almeno per quelle che sono le aspettative, per quelle che hanno le aspettative inizio stagione. Per il resto, di altre notizie, ragazzi, direi che possiamo parlare anche di Brescia, perché si punta a Pirrello, difensore centrale attualmente all'Empoli, giocatore che comunque interesserebbe per la difesa, Brescia che vorrebbe rinforzarla, quindi attenzione perché potrebbe arrivare Pirrello. Per il resto, altre due notizie in Serie B, perché Frosinone sarebbe su due profili per quanto riguarda il reparto offensivo. Entrambi comunque nella Sverona. Si parla infatti di Di Gaudio, giocatore che comunque piace diverse squadre anche in Serie C, tra cui il Palermo, e tante squadre anche in B, ma si parla anche di Di Carmine, giocatore che potrebbe essere in uscita visto che sta trovando poco spazio. Attenzione perché potrebbe quindi scendere in B col Frosinone. Vediamo un po', comunque Frosinone si è comunque interessato. Poi, ufficiale, Salamon a Lech Poznan, quindi colpo in casa Lech Poznan, quindi Spal che cede il difensore a Lech, a titolo definitivo firma anche un quadriennale con il Lech Poznan, difensore comunque di esperienza, di cui si parlava una sua uscita, e quindi ritorno in Polonia, lui che è polacco. Sicuramente ragazzi, è un giocatore che potrebbe dare una mano importante a un Lech Poznan, che tra l'altro nel campionato polacco, per quelle che comunque sono aspettative, visto che comunque l'anno scorso è arrivato quest'anno comunque in Europa League, quindi è ovvio che ci si aspettava qualcosina in più, è partito un pochino rallentatore. Vediamo se potrà dare una mano in questo senso
In questo senso comunque Salamon. Per quanto riguarda Sicilia, oggi veramente poche notizie, infatti l'unica riguarda il Foggia, perché si punta a Turi, terzino classe 98, attualmente svincolato, giocatore che piacerebbe al Foggia per andare a rimbossare quello che è il reparto di terzini, quindi attenzione perché potrebbe esserci una novità in tal senso, però potrebbe già essere ufficiale nelle prossime ore, vediamo un po'. Chiuderei ragazzi con due notizie che non sono di calciomercato, ma sono secondo me comunque importanti, perché intanto c'è un positivo in casa Valladolid, quindi comunque anche all'estero comunque i positivi ci sono. Si parla tra l'altro, questo positivo è Elie Amic, difensore ex Genoa. E poi l'altra notizia riguarda un'intervista fatta a Gravina, che ha parlato un pochino del calcio attualmente in generale e ha proposto quindi la riforma playoff, comunque la riforma che potrebbe arrivare già cioè dalla prossima stagione. Vediamo un po'. Infatti dice, viene prima la riforma del calcio professionistico, semiprofessionistico e dilettantistico. Cioè, per fare un esempio, una Serie B con un turnover troppo alto. Tre promosse e quattro retrocesse fanno sette posizioni calde. Poi dobbiamo capire in che modo ristabilire le condizioni di pari opportunità, che non significa impedire a nessuno, meno che mai alla Juve, di vincere. Discuteremo perciò anche di playoff. Continuo a pensare che possano dare al calcio un appeal diverso. Quindi i playoff ragazzi in Serie A anche. Cosa che ovviamente già c'è in B e in C da tantissimo tempo, anche in Serie D. Vediamo un po'. A questo punto ragazzi io però mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!